Appuntamento domani al Vincenzo Presti di Gela e domenica partenza per il ritiro di Zafferana Etnea. Vacanze finite in casa biancazzurra. C'è da preparare al meglio la nuova stagione agonistica in Serie D. La truppa affidata al condottiero Pippo Romano è in netto ritardo rispetto alle altre squadre. Dunque bisogna accelerare i tempi. Siamo contenti di esserci e contiamo di allestire una buona squadra. Tanti nomi di giocatori sono stati affiancati al nuovo Gelacalcio presieduto da Angelo Mendola. Alcuni sono veri, altri no. Il direttore sportivo continua intensamente la sua opera. Sono partito come al mio solito e come penso sia d'obbligo dagli under, dai ragazzi. E ora man mano andremo a completare l'organico, cercando di sbagliare il meno possibile, cercando di prendere prima gli uomini e poi i calciatori. Tra i giocatori non riconfermati della scorsa stagione c'è l'attaccante Maurizio Nassi. Il giocatore di Taormina non l'ha presa bene. Mi sono imposto di non replicare minimamente alle offese ricevute tramite i social da parte di Maurizio Nassi. Io voglio mantenere sempre un profilo educato, un profilo basso. Mi impongo di non rispondere e potrei dire tante cose, ma non le dico, taccio. E l'unica cosa che mi sento di dire, il mio unico obiettivo è quello di fare gli interessi del club e quindi mi impongo di tacere e devo fare le valutazioni, le ho fatte, sono consapevole di aver dato un dispiacere, ma purtroppo il direttore deve fare delle scelte. Mi assumo in toto la responsabilità di quanto fatto, non è stata né una decisione societaria né del tecnico, è stata una decisione esclusivamente mia, quindi andiamo avanti. Fare meglio della scorsa stagione è l'obiettivo in casa Gela. Cercheremo con tutte le nostre forze di migliorare il quinto posto dell'anno scorso. Ciò non vuol dire assolutamente vincere. Noi vogliamo fare un campionato importante per come Gela merita. Gela è una piazza importante, il Gela è un club importante e quindi abbiamo l'obbligo assolutamente di allestire un organico degno di Gela.